Amici miei cari Andrew Channel, tolgo il tasto di pausa, tanto sapete già quello che vi sto dicendo. Sapete su che gioco siamo, sapete su che serie siamo, sapete che è una partita Iron Man chiamata, so che me ne pentirò. In realtà fino ad ora, devo essere sincero, non me ne sto pentendo. È la partita più difficile, emozionante, divertente che mi sia capitato di giocare negli ultimi anni. E sono contentissimo. Però ammazza, ammazza, se è una sfida. Sono veramente titubante, non so, non ho idea. Tanto vedo là sopra i Normandii miei che probabilmente perdono l'assedio. Non ho idea di come finirà. Forse non so se riuscirò a fare questo benedetto achievement. E non so davvero neanche come dirlo e se dirlo. Perché wow, con tutto l'impegno che ci ho messo, la pianificazione, le cose sono andate alla grande. Però non basta. Non basta perché dovrò sfidare i francesi. E non sono sicuro. Già adesso per prendere territorio gli inglesi vedo che è difficilissimo. Gli inglesi stanno vincendo questa guerra anche grazie alle alleanze che hanno dell'Austria e compagnia. Va bene, dai. Smettiamo di fare questa parte tragica e ricominciamo. No, l'obiettivo è molto banalmente quello di cercare di prendere Burgos, Rioja e Navarra ai britannici. Il problema è che, parliamoci chiaro, è una parola. La Francia sta subendo in questa guerra. Ti prego, cari Normandia. No, non è caduta. Che sfiga. Conquistare completamente il Portogallo è stato semplicissimo. Conquistare completamente Castiglia è un po' meno semplice, ma è possibile da qui a 150 anni. Con la Francia sono sempre un po' più titubante, capite? Normandia è caduta. Adesso porto il mio esercito vicino a Parigi, in modo da avere 80.000 uomini pronti nel caso in cui i francesi attaccassero per riprendersi Parigi, possiamo provare a supportare. Perché gli austriaci sono soltanto 64.000. Però attaccano in modo suicida i francesi, scusate. Che cazzo stanno facendo? Ah no, vanno nei muri, ok. Boh, robe strane fanno. Prendo il Defensor Fidei? No. Non ha senso. Ok, hanno abbandonato l'assedio, ragazzi. Incredibile. Niente, dai, provo a supportare. Voglio vedere se riesco ad aiutare i francesi nello scacciare gli austriaci dalle loro terre, anche se è molto difficile, devo ammettere, però noi abbiamo due eserciti, ce l'abbiamo fatta. E ancora una volta la Francia deve dire grazie, Granada. Punto. E adesso andiamo a prendere anche Calais. Vediamo se i britannici accetterebbero una pace separata. Non ancora, però io voglio questo. 21 punti e abbiamo 6 di war score. Quindi andiamo immediatamente a cercare di prendere Calais, mentre il resto dell'esercito libera di nuovo la Francia. Ok. Però intanto i forti li stiamo tenendo noi, non li stanno tenendo i francesi. Questo è interessante. Ah, Calais la possiamo prendere senza tanti sforzi. Bene. Nel frattempo sto cercando di lavorare a Dunklane contro Castiglia. Per averlo spero che siano soltanto 20 punti. Sì, perfetto. Perché non abbiamo nessun claim e volevo attaccare nel momento in cui la Francia è in guerra con me e quindi non può in alcun modo. Questi sono pazzi. Adesso gli faccio un culo grosso così. Scusate, la Francia non può in alcun modo proteggere Castiglia, quindi noi possiamo continuare ad espanderci nella penisola iberica. Una bella battaglia adesso, eh. E ad Armagnac vi faccio un culo così, signori. Perché riprende in difensiva senza leader e abbiamo addirittura più morale dei britannici. L'esercito britannico è quello sempre in tutte le partite con il peggior morale di sempre. Avevo una missione in cui dovevo fare una Naval Equipment Manufactory in Septa. Dove cazzo si trova Septa? Ok, no, facciamola perché sta missione mi ha un pochino rotto le palle. E poi facciamo anche una manifattura. Ok. Scusate, sapete che io sono un po' imprenditore, un po' guerriero, insomma, cerco di fare il possibile. Facciamo uno squish sull'esercito britannico. Benissimo.
ora sono davvero curioso di vedere se i britannici ancora dicono che non vogliono facce separate. 6 punti sempre. Va bene. Ok. Che ci possiamo fare? Dov'è la mia flotta? 96 navi. Sono tutte leggere in realtà. Smettiamo di supportare Genova, guadagneremo meno soldi, ma provo a portarle nel canale della Manica, proviamo a fare uno sbarco e andiamo a prendere Londra, se riusciamo. Questo vuol dire che dovrò combattere i castigliani con 33.000 uomini, ma dovrei farcela, dai. Come obiettivo di guerra mi darò Castiglia la Vieja. No, c'è una fortezza, cazzata. Mi darò quindi Salamanca, perfetto. Cerchiamo di prenderci Salamanca. E non dovrebbe essere difficile. 5 punti, dai. Avanti, portiamo la nostra flotta nel Kent e cerchiamo di sbarcare. Se prendiamo Londra, io l'obiettivo, voglio Rioja, voglio La Valla, voglio Burgos, l'ho espresso nella mia diplomazia. Se facciamo cadere London, dovremmo avere moltissimi punti. Però in uno sbarco ci saranno 3 sbarchi e non so bene come sia messa la flotta britannica. Sicuramente è buona, noi abbiamo soltanto 3 navi pesanti e 70 fregate. Però numericamente noi non siamo messi male. Proviamo questo suicidio. Mamma mia, ragazzi. Proviamo sto suicidio. Niente, se butta male, chiedo una pace bianca e dico ai francesi di andarsene a fanculo, cioè. Attenzione, sbarco. Sbarco contro 5.000 uomini senza generale. Io 13.000 senza generale. Il rischio qui di fare della porcata è. Non è notevole, di più. Ammazza se è lenta sta. Quando arriva l'11 di gennaio. Mamma mia. Togli ti prego, sbarca. Sbarca, testa di cazzo. Ok, siamo sbarcati in Kent, quindi se riusciamo a portare gli altri 14 è fatta. Cioè è fatta un cazzo in realtà, però abbiamo portato un esercito. Invece è fatta qui. Castiglia, Fabricate Claim, abbiamo detto Salamanca. E mo dichiara guerra. Tunisia, entra, ti prego, contro il Papa, il Portogallo, la Francia no. Ma come prendere Siracusa? No, voglio Salamanca. Ah oh, ma mi prendi per il culo. Avanti. Prendere Salamanca. Il Papa è quello rompipalli in questa situazione. Ma il punto è un altro, il Papa deve venire a Salamanca e levarmela dalle mani, quindi. Quindi stiamo facendo due guerre contemporaneamente, una contro Salamanca e una contro i britannici. Puh. Ok, Kent è nostro. Arriviamo il 3 marzo noi sulla nave, poi sbarchiamo direttamente e corriamo verso Londra. E poi tentiamo di fare un altro sbarco con il resto dell'esercito, otteniamo soltanto questi 80. Eh no, guarda chi c'è qui. Sapete cosa faccio? Io sono scemo io. Reclutiamo mercenari a go go. Amica, sono scemo io, eh. Va bene. Tanto chi è che ci ha preso Urgell? La Spagna. Di palle. Andiamo a prendere Castiglia la Vieja. Dentro, via. Ok, il nostro esercito qui è pronto. Tra virgolette, pronto. Metteteli insieme, cicci. Adesso lo potenziamo tantissimo con i mercenari. Quando avrò 60-70.000 uomini, cerco di attaccare i britannici. Dove cazzo stanno? No, cerco di prendere Londra. Punto. Come? Ah, non ho i soldi. Come? Mi ero stupito di non poter comprare i mercenari all'infinito. Non me lasciamo perdere. Lasciamo perdere, ragazzi.
Io ci provo, dai. Proviamo a sbarcare con due eserciti qui, non lo so. Enclave di infedeli. Altro prestito, altro giro di giostra, vai. Va bene, 2020. Tanto il Papa sta arrivando con 13.000 uomini. Castiglia ha occupato il Sirte. Ah, però. Ah, mi stanno occupando Fezzan e Tunisi. Ah, però, mamma mia, come lottano, ragazzi. Va bene. Tanto noi abbiamo tutto l'esercito in Kent per l'amore della Francia, figuratevi. Come Warscore 6, ma oh, niente, dobbiamo proprio prendere Londra. Non ci vogliono. Tanto la Castiglia continua a recuperare, a prendermi delle micronazioni nella sabbia. Tunisia, vai a prendere Barcellona, per favore. E fammi a prendere anche Cagliari. Sbarcate, dai, qui a me queste cose stanno sul palle. Fate tutto voi. Fate che la flotta spagnola è buona. Ok. Tanto abbiamo la pietà al massimo. Ok, benissimo. Vabbè, ragazzi, adesso con 44.000 uomini cerco di andare a London Bridge. Sa che ci devo andare con tutti, altro che 44.000. Minchia. Aiuto. Rischio di perdere tutto l'esercito qui. Ho fatto una puttanata di proporzioni cosmiche, ragazzi. Mi saccagnano tantissimo. No, perché comunque aspetta. Aspetta che forse vinco. Aspetta. Puttana miseria. Va bene, dai, allora. Abbiamo perso completamente l'esercito. Non abbiamo più un esercito. La cosa positiva è che fortunatamente abbiamo ancora un po' di uomini e forse riusciamo a gestire con un po' di tranquillità la guerra contro la Castiglia. La cosa un attimino negativa è che credo di aver appena suicidato tipo 60.000 truppe. Credo, però non ne sono sicuro. Penso. E ne sono partiti circa 80.000, ne tornano 15. Vabbè, la matematica la lascio fare a voi. Non sono arrabbiato perché questa era una mia mossa arrogante ed ignorante, di quelle che ogni tanto tento, una volta va, 9 no, però quando va un colpo di genio, questa volta il colpo di genio è stata una puttanata gigantesca. Va bene. Detto questo, vediamo se riusciamo a portare i sopravvissuti ad assediare i Pirenei. Ragazzi. Una botta così io non l'avevo mai presa. Sig. Allora, dobbiamo andare a dare una mano in Castiglia. Sì, allora facciamo così. I sopravvissuti vanno nei Pirenei, il resto dell'esercito va in Nord Africa a combattere i castigliani. E noi qui nel frattempo riportiamo la flotta a casa. Fortunatamente la flotta è intatta. E chiederò di fare dei trabacul che mi permettano di trasportare più truppe, perché forse mi tocca veramente sbarcare in Sicilia stavolta se voglio andare avanti qui. Non ho parole per l'ignoranza e la stupidità con cui ho fatto sta manovra. Ho visto che ce n'erano 47.000, cioè è vero che hanno il morale basso, però a difendere la loro capitale che ha una fortezza gigante, ho fatto una cazzata gigante. Anche se l'avessi fatto con 100.000 truppe, cioè era comunque rischioso. Ho fatto una gran cagata. Vabbè, niente, dai, è andata.
professionale. E qui cosa succede? Merda, mi hanno intercettato. Ragazzi, tanti saluti alla flotta. Ci hanno fatto fuori le navi pesanti, abbiamo soltanto 65 navi leggere e no, siamo nella merda totale. Bene. Siamo nella merda totale se non per il fatto che comunque la parte spagnola di Castiglia l'abbiamo tutta presa. La pace bianca no, eh? Sì, molto presto arriverà, ma molto presto sarà la Francia a chiedere una pace bianca perché, vedete, è completamente schiacciata. Da britannici, austriaci, la Francia che li sta prendendo di santa ragione. Io inizio a migliorare le relazioni con il UK appena questa guerra finisce. Perché... E che cazzo è successo a Nant? Ma avevo ancora degli uomini? Veramente? Dove minchia saltano fuori? E da dove minchia saltano fuori queste? Paura. Non lo sapevo. Va bene. Ok. Va bene, succedono cose strane. Non so dove sia la flotta britannica, però secondo me adesso è un po' più lontana, quindi io ci riprovo a riportare nel Mediterraneo la mia flotta. Speriamo bene. Tanto questi 26.000 magari mi vanno a prendere Meknes, capitale, cioè la fortezza portoghese. Ok, qui cerchiamo di far fuori l'esercito castigliano. More men from the army. Benissimo. Ok. Sì, la flotta sta vincendo le battaglie. Bene. Ottimo. Quindi riusciamo a ritornare nel Mediterraneo. E qui secondo me se schiaccio dell'isoletta, questa cos'è? Gerba? Sì, è gerba. Secondo me se riesco a schiacciare questi 17.000 spagnoli gli faccio uno squiscione. È molto probabile. Quindi vediamo. Quindi guadagniamo punti, leviamo territorio a loro. Not bad at all. Tech. Militare, vai, perfetto. Possiamo migliorare i mortai. Possiamo finalmente sbloccare nuove idee. I mortai li faccio subito e con le idee però sono indeciso. Perché quelle della qualità le devo ancora sbloccare, non ha senso prendere altri dei militari. In tutta onestà, prendere idee del commercio. Così, senza pensarci. Sono avanti di 9 anni, quindi primo, Global Trade Power più 20. E presto avremo un mercante in più. Ok, adesso dobbiamo aspettare che il morale sia alto perché abbiamo i nuovi cannoni e poi attacchiamo Gerba. Ok, ragazzi, mamma mia. Accettano una pace bianca? Accettano anche di darmi Rioja? No, perché non abbiamo abbastanza punti. Io gliela chiedo Burgos, Rioja, Navarra e l'Inghilterra mi dice di no, però almeno capiscono che cosa voglio. Deve essere chiaro. No ragazzi, cioè la Francia sta implodendo, però io godo tantissimo nel vedere questa cosa. Godo tantissimo. Attacchiamo Gerba, avanti. Burtucal, l'ultima provincia cattolica finora tra quelle che abbiamo, e via, si attacca. Abbiamo un morale un po' più basso del loro. Loro hanno questa disciplina talmente alta che veramente mi stupisce tutte le volte. Che non è caduta? Yes sir, perfetto, perfettissimo. Ehi, fermati, stai zitto, è buono. Allora, buttiamo fuori la nostra flotta. Cerchiamo di prendere le Baleari.
Vediamo se schiacciamo questi miserabili. E cazzo, sono difficili però, eh. Li ha schiacciati, vabbè. Era ora. Vediamo dove vanno. Non li abbiamo squisciati, ma dove vanno? Zuara. Ok, probabilmente cercano di tornare. Boh. Rincorriamoli. Giuffra, poi vanno a Sirt. Avete rotto il cazzo, amici. No, lo dico in amicizia. Vanno a Fezzano, ok. Perfetto. Andiamo a distruggerli da quelle parti. Local traders, meno 100 ducati. Sì, va bene. Vai, andiamo a prendere le Baleari e poi cerchiamo di sbarcare in Sicilia. Questo episodio lo faccio durare un pochino di più perché voglio chiudere questa fase. Ok, sembra che il Marocco abbia già fatto da solo a Fezzan. Benissimo. Non male. Non male, ragazzi, non male. Certo che con Granada trovarsi in guerra con Castiglia, UK e Gran Bretagna e vincere così con facilità, con arroganza, cosa bestiale. Ok, nuovo mercante, e ve lo piazziamo sto stronzo. Ah, devo cercare di portare. In realtà io qui porto a tu, e cioè. Facciamo transfer nell'Ivory Coast. Non si può? Non ne siamo nel range. Non siamo nel range. Che cazzo di tecnologia abbiamo? Facciamo schifo. Spostiamo da Alessandria a Tunisia e dalla Tunisia direttamente in Andalusia. Sembra un gioco di parole, ma è così. D'altra parte è ovvio che non accettino perché se avessimo preso Londra forse è un'altra storia. Quante navi da trasporto al momento? 18. Con questo dovrei andare a 20. Ok, no, se riuscissi a spostare 25.000 uomini in Sicilia è la volta che la Castiglia la castigo. Con Castiglia che abbiamo anche il Portogallo e il Papa. Il Portogallo come è messo? Male. Ecco, la Normandia me l'hanno ripresa, bastardi. E adesso la Francia perde. Er Papa ammazza, è espanso. Niente, vabbè, la Francia sta subendo in una maniera pazzesca. La cosa, tutto sommato, non mi dispiace. Però devo sempre stare molto attento e non sottovalutare mai i francesi. Però non li voglio neanche aiutare. E forse in Sicilia non ci vado perché la Castiglia ha l'esercito più grande da quelle parti. Va bene, dai, andiamo avanti nel prossimo episodio, ragazzi. Un saluto.